Con Valeo sostituisci il tuo filtro olio avvitato con facilità. Per cambiare il filtro olio hai bisogno di straccio, guanti, detersivo, chiave inglese per il tappo di scarico, chiave a nastro, vaschetta per la raccolta dei liquidi, imbuto, rampe, filtro nuovo, guarnizione e o tappo di scarico, olio, 5 litri. Posiziona l'auto sul ponte. Tira il freno a mano. Lascia che il motore si raffreddi per circa 30 minuti in modo da rendere lo scarico dell'olio caldo più semplice. Sotto il veicolo localizza il filtro nel vano motore. Apri il tappo dell'olio motore, poi rimuovi il tappo di scarico e raccogli l'olio usato nella vaschetta. Posiziona uno straccio sotto il filtro per prevenire la perdita di olio usato. Rimuovi il filtro usando la chiave a nastro e posizionalo sullo straccio per prevenire la fuoriuscita di olio. Pulisci il vano del filtro nel motore con uno straccio bagnato. Cambia la guarnizione e o il tappo di scarico e riavvita il tutto nella posizione iniziale. Lubrifica la guarnizione del nuovo filtro. Non usare grasso. Avvita il filtro a mano fin quando non tocca il motore. Usando la chiave a nastro, avvita 3-4 volte. Non forzare ulteriormente. Riempi il serbatoio dell'olio con circa 4 litri e controlla con la stina. Accendi il veicolo e controlla che non ci siano perdite di olio dal filtro e dal tappo di scarico. Lascialo riposare 10 minuti e ripeti l'operazione con altro olio per raggiungere il massimo livello sull'asticella. Non buttare il filtro usato nei rifiuti domestici. Portare l'olio usato e il filtro usato nell'officina più vicina. Valeo raccomanda di cambiare il filtro olio ogni 15.000 km o ogni anno, in linea con l'intervallo di manutenzione suggerita dalle case di produzione.